quelle che sono state anche le prime dichiarazioni che erano state raccolte precedentemente dell'italiano, erano cominciate a emergere comunque delle incoerenze, delle incongruenze con quelle che invece erano le risultanze in passato. Fatto questo, che avevano fatto già anche altre volte precedentemente, perché i familiari dell'omicida non volevano assolutamente avere a che fare con questa persona. E pertanto si mettevano all'interno del garage per bere o comunque per stare insieme. E questo è l'episodio, questo fatto è successo anche la sera del 21. Si sono chiusi in garage, sicuramente avranno continuato a bere, ma poi è nata una sorta di discussione fra loro, forse anche esasperata, forse anche dall'alcol o da qualcos'altro che è successo fra loro. C'era una pistola che deteneva legalmente l'italiano. Lui si è giustificato dicendo che gliela stava facendo vedere. Improvvisamente si ricorda semplicemente che ha alzato il braccio con la quale teneva la pistola e ha premuto il grilletto. La persona dovrebbe essere deceduta quasi istantaneamente, è caduta a terra, l'ha coperto quasi a non volerlo più vedere, quasi forse a rimuovere anche il ricordo della persona, ed è salito in casa. Forse ha dormito una o due ore, ma il giorno dopo, ma diciamo nelle prime ore della mattina, è ridisceso nel garage. Ha approfittato del fatto che dentro il garage c'era la copertura della moglie, ha tirato giù il pianale del sedile posteriore e ha coperto lo spazio che aveva creato con dei teloni, dei veli. L'ha trascinato sopra la vettura e l'ha portato nella località dove poi l'ha occultato. Si è anche premunito di... ecco, questo è il motivo per il quale il telefono non funzionava più. Ha gettato il telefono dello scomparso, del morto, all'interno del fiume. All'interno del fiume ha anche disperso i proiettili della pistola ed il bossolo. Pertanto noi ieri, quando abbiamo fatto la perquisizione a casa, abbiamo trovato solo la pistola, che sarà oggetto insomma di verifiche. E lui poi, dopo aver occultato il corpo all'interno del bosco, è ritornato a Terni e è andato al lavoro. E il pomeriggio lavora in una piccola attività commerciale di Terni. Lavora in un negozio di alimentari, qui di Terni, fa il commesso, faceva il commesso. Comunque svolge attività occasionali, perché era stato licenziato da qualche tempo. Da qualche tempo, erano circa due anni che era senza lavoro, e aveva vissuto per i primi mesi con l'indennità di disoccupazione, poi con lavori occasionali, ultimamente lavorava presso questo negozio. E lui per un paio di settimane ha continuato a ritornare al luogo in cui aveva occultato il corpo, coprendolo con terra, con terriccio che si portava al seguito e anche con cemento e calce. Tant'è che ieri, quando siamo andati su sul luogo che lui ci ha indicato, abbiamo trovato un tumore. Scoperto questo, abbiamo sottotrovato il corpo, era un vero e proprio tumore, abbiamo trovato il corpo della persona.